quali caratteristiche sono veramente importanti e quali invece o non fanno differenza o fanno differenza solo con determinate tipologie d'uso. Lo scopo finale è quello di permettervi di scegliere meglio il vostro prossimo smartphone ed evitare di farvi prendere per i fondelli dei produttori. Iniziamo dalla cosa più vistosa dello smartphone, cioè, indovinate un po', lo schermo. Per farla breve, OLED. Lo schermo. Per farla breve, OLED e le sue varianti sono meglio dell'LCD. Punto. E i motivi sono semplici: contrasti migliori, nero assoluto e consumo minore. Gli OLED tendono a necessitare un controllo maggiore, soprattutto in termini di software, per permettere di visualizzare i colori più corretti. Ma sinceramente credo che i consumi energetici no, sto stressando un attimo la connessione apposta, tanto ho finito. Allora, un picco di velocità di 6 mega pieni fino a 8 mega pieni, quasi un megabit in upload. Direi che con un video 4K in azione, direi che va più che bene. Allora, sembra che non rallenta affatto, però io arrivo a 12 mega quando è libero. Ok, ora ho tolto il video e vediamo. Mega, quindi si è rallentato a 8, va 9, 10 e 11. Un video 4K si prende 3 mega. La stima, magari è di più perché la mia velocità reale è 12 mega e 5, quindi si prende 4 mega. Mega.
perché c'ho modalità prestazione a tutto, scheda, tutto il resto. Direi che regge molto bene. Adesso vediamo la temperatura del cellulare. Gradi, non è tantissimo. Beh ragazzi, ci vediamo al prossimo video.